Buonasera a tutti, sono Renzo Bentivoglio dalla Contea Mezzaluna e oggi, grazie ai miei nuovi tre amici nonché aiutanti, abbiamo iniziato un bel po' di compost, ragazzi. Abbiamo fatto una bellissima quantità di bokashi. Come l'abbiamo fatto? Non so se vi ricordate, il primo ovviamente era molto più piccolo perché già così siamo morti io e Antonio. Infatti ci stiamo riposando e ci stiamo riposando insieme a voi per farvi vedere quello che stiamo facendo a metà dell'opera. Ovviamente paglia, abbiamo bagnato vistosamente la base sul quale andremo a appoggiare tutti gli elementi, abbiamo posato la nostra paglia, abbiamo utilizzato anche la paglia del nostro chicken tractor ricca di pollina, un altro tipo di letame oltre al nostro letame di mucca e letame di pecora. Quindi paglia, letame, starter, quindi bokashi vecchio che come vedete è bellissimo, e quello è il nostro letame, quello più scuro è di mucca, quello più chiaro è di pecora, non so se riuscite a vederlo perché c'è il sole. Dopodiché terra direttamente vicino al sito, visto che meno energia occupiamo per fare le cose meglio è, che possiamo utilizzarla per fare altro, acqua, continuamente acqua, e abbiamo aggiunto, vi devo dire, come elemento il carbone. Perché il carbone, ragazzi? Ho visto che in tutti gli altri compost che abbiamo fatto, compreso il bokashi, quello lì, il carbone è un ottimo, anzi è perfetto per stabilizzare tutti i processi. Fa da casa per i nostri microrganismi, fa da casa per gli elementi nutritivi, l'abbiamo utilizzato per l'orto, lo utilizziamo anche nel compost con ottimi risultati, quindi dobbiamo avere meno paura degli agenti atmosferici che non possiamo controllare, come piogge che dilavano e soffocano i nostri microrganismi, scusate, come il sole troppo forte che d'estate secca troppo i nostri cumuli. Il carbone per ora, ragazzi, si è rivelato top elemento. Comunque, vediamo come girare il nostro compost molto velocemente. Ovviamente abbiamo fatto uso lasagna, tutti i strati con tutti gli elementi che abbiamo fatto, non importa la successione, anche perché come vedete lo stiamo girando, quindi si mischieranno tutti. Quindi andremo a prendere la parte bassa del nostro cumulo, così che la parte sopra pian piano scenderà mischiandosi ancora un po', la sbatteremo sulla parete del cumulo che abbiamo iniziato. Ovviamente dovete farlo almeno quasi il doppio del cumulo che avete preparato come lasagna, come primo stadio, ok? Facciamo un bel cumulo, dopodiché prendiamo sempre sotto e sbattiamo sulla parete e continuiamo fino a formare un cumulo di questa altezza. Questo è il primo giro del nostro bokashi, dopodiché ricominceremo sempre partendo da sotto, rifacendo il nostro cumulo iniziale per poi sbattere tutto sulla parete e continuare il nuovo cumulo. Questo per il primo giorno. Ricordo che per il bokashi non bisogna aggiungere acqua nei giorni successivi, a differenza degli altri compost, perché l'acqua rallenta enormemente il lavoro dei nostri microrganismi, a molte volte addirittura li uccide, ok? Quindi molta acqua all'inizio, o dico molta perché in realtà sarebbe una giusta quantità all'inizio, ma il giusto nel compost è molto relativo, è relativo al materiale che utilizziamo, al suo grado di umidità già presente. E quindi l'unica maniera è, dopo aver fatto il primo giro, fare il test del pugno. Si prende un campione, lo si strizza, devono uscire massimo due gocce d'acqua. Se ne escono di più, troppa acqua, quindi c'è aggiungere altro materiale secco, oppure si lascia lì, ripartirà dopo 2-3 giorni perché l'acqua deve un pochino evaporare. E quindi è un pochino più lento.
Se invece non escono gocce, o vedete che completamente non scorre acqua, è troppo secco, quindi dobbiamo aggiungere per forza acqua. Detto questo, continuiamo a prendere da sotto e a buttare sulla nostra parete. Continuiamo, copriamo il tutto con un telo ombra classico che trovate in qualsiasi tipo di ferramenta. Mettiamo il nostro termometro e aspettiamo l'indomani di controllare la nostra temperatura. Sui 55 gradi già possiamo girare e andiamo avanti così per 2 settimane. Ok? Bella, alla prossima, vi aggiornerò su come procederà il nostro caro amico Bokashi. Ringrazio Antonio, ringrazio Laura, ringrazio Odri per l'aiuto che mi stanno dando e bella, alla prossima.